Ciao, sono Don Mauro e mi trovo nella sala giochi del Marine. Ciao. Sono qui nella sala giochi, quindi esisti ancora. Volevo giocare a calcetto, ma riesco a giocare. Ma è molto più bello giocare insieme che da soli. È molto più bello giocare insieme che da soli. Ho detto, vado a giocare al tantam. Vado a giocare al tantam, anche qui riesco a lanciare la pallina, ma caspita, meglio giocare insieme che da soli. E quindi in questo periodo abbiamo imparato come è bello stare insieme, come lo erano i discepoli con Gesù. Adesso dalla sala giochi del Barin andremo su nella terrazza del Cugy, nel campetto, poi andremo in due aule di catechesi e lì io vi farò il mio augurio di Pasqua, perché la Pasqua è bella viverla insieme e non da soli. Spostiamoci di sopra. Ciao, sono Don Mauro e mi trovo sul campetto. Ciao, mi trovo qui sul campetto della terrazza del Cugy ed mi ricorda una canzone di Adriano Celentano Azzurro che anche in questi giorni abbiamo sentito cantare tante volte. E in una strofa si dice che in oratorio, che tristezza, che noia, neanche un prete per chiacchierar. Invece io vi dico, caspita che noia, neanche un bambino con cui giocare, neanche un bambino con cui parlare. Ecco allora, mi trovo qui sulla terrazza del Cusci a divertirmi, andare con la moto dei bambini, che non si dovrebbe. Ciao. Ciao, sono Don Mauro e mi trovo nella sala verde, nella sala San Giovanni Paolo II, qui sopra il Barin. Ciao, e dalla terrazza del Cugy o dal campetto siamo entrati in questa sala. È come se noi fossimo a Gerusalemme, perché c'è questa bella fotografia di Gerusalemme che ci ricorda il luogo dove il mio augurio vuole che arrivi e parta, perché è l'augurio di una buona Pasqua, di una santa Pasqua, è l'augurio che nasce proprio da una novità. Cioè, Gesù, dopo aver vissuto un momento tragico della morte e della passione, è risorto. E quindi Gerusalemme diventa il luogo proprio della Pasqua. È vero, noi la Pasqua a volte la identifichiamo con l'uovo di Pasqua, ma questo è soltanto un aspetto che prende un po' il nostro gusto e siamo attratti un po' dalla sorpresa. Ecco, bambini e bambine, ragazzi e ragazze, con il cuore andiamo in questa città, a Gerusalemme, e quest'anno che dovremmo vivere la Pasqua in famiglia, la grande sorpresa che ci sorprende, può essere un gioco di parole, è che sarà il papà e la mamma ad aiutarci a vivere la Pasqua del Signore. Non soltanto nell'aprire l'uovo e gustare il cioccolato oppure vedere la sorpresa, ma il papà e la mamma, ecco, sono proprio autorizzati, non da me, ma a partire dal loro battesimo, che possono aiutarvi a celebrare bene la Pasqua. Come se fossimo a Gerusalemme, ecco, si intravede un po' la porta dove Gesù è passato nella Domenica delle Palme, si intravede un po' il tetto del Cenacolo, ecco, si intravede anche il tetto della Chiesa del Santo Sepolcro che custodisce anche il Calvario. Quindi lasciatevi sorprendere
dalle belle cose che il papà e la mamma vi diranno per apprezzare il mistero della Pasqua. Gesù che sta con noi fino lì dove noi non vorremmo stare, che è proprio il momento triste del dolore, ma per accompagnarci a un momento di gioia. Quindi sarà il papà, oppure sarà la mamma, saranno il papà e la mamma insieme, non lo so. Vedete voi la modalità, la fantasia non vi manca, ma certamente, ecco, voi vivrete questa Pasqua un po' particolare proprio perché i vostri genitori vi aiuteranno come sacerdoti a vivere la Pasqua, perché così il battesimo ci rende sacerdoti, re e profeti. E come Gesù re, ecco, anche noi viviamo momenti di gloria. Come Gesù re, purtroppo a volte portiamo una corona di spine, e come Gesù profeta possiamo leggere, ecco, la parola di Dio, possiamo vivere la dimensione del servizio. Ecco bambini, non cercate soltanto una sorpresa nell'uovo di Pasqua, ma cercate di poter lasciarvi sorprendere, prendervi dallo stupore, dalle cose belle che i vostri genitori vi diranno in occasione di questa Pasqua. Ah, questo uovo di Pasqua è stato vinto da una bambina di seconda elementare che ha risposto a tutte le domande del quiz della messa del 19 marzo. C'erano delle piccole domande, alcuni hanno risposto, ma questa bambina di seconda, ecco, è arrivata per prima a rispondere. Quindi adesso Cristina, sono all'incirca che ore? Che ore sono? Non so. Non abbiamo il telefono, non c'è neanche un orologio qui. Provo ad andare al campanile a vedere. Mentre Cristina va a vedere che ora è il campanile, io vi dico che poi, ecco, saliremo di sopra. Le? 5. Sono le 17, le 5 del pomeriggio. Poi io al termine di questo augurio vi farò delle domande e chi entro le 19 darà le risposte ed vincerà un altro uovo di Pasqua, un po' più grande di questo. Non voglio fare concorrenza a Don Gianmaria con il quizzone che il decanato propone a tutti i ragazzi e le ragazze della Valle, ma anche questo augurio vuole vivere questa dimensione anche di gioco. E quindi ora andiamo di sopra. Ciao, sono Don Mauro ed mi trovo qui in una sala di catechesi ed ciao, ed era lo studio dell'appartamento del Cugy ed se prima vi dicevo che i genitori sono autorizzati, cioè dal loro battesimo, a celebrare con voi quest'anno in modo particolare la Pasqua nella vostra casa, piccola chiesa domestica, esprimo anche il desiderio che Gesù aveva nel Cenacolo di condividere la Pasqua con i suoi discepoli. E Gesù aveva detto ai discepoli: ecco, andate ed preparate una sala, addobbatela, perché io voglio fare Pasqua con voi. Ecco, allora con le catechiste abbiamo pensato, come vi hanno scritto, di preparare un angolo della preghiera nella vostra casa,
Adesso noi l'abbiamo arredata così, cioè se voi non avete un quadro così grande potete metterne anche uno un po' più piccolo, cioè se non avete il tappeto non fa nulla, e se non avete il quadro dell'icona del pane spezzato che viene condivisa con i bambini e le bambine di quarta elementare non fa nulla. Questo è soltanto per dire come è possibile preparare un angolo nella nostra casa, perché col papà e la mamma, il fratello e la sorella, noi possiamo vivere bene, bene questa Pasqua. Allora, partiamo dal Giovedì Santo. Del Giovedì Santo noi dovremmo prendere del pane proprio al mattino. Qui c'è un contenitore in legno, può essere un cestino di vimini, può essere qualcos'altro, con tre panini, ce ne possono essere due, ce ne può essere uno, bambini. La cosa importante è che giovedì mattina, nell'angolo della preghiera che voi avete preparato, abbiate a mettere il pane, perché ci ricorda che Gesù sceglie il pane per rendersi poi presente dopo la morte nell'Eucarestia fino a raggiungere tutti noi. Ecco, questo è il mio corpo dato in sacrificio per voi. Quindi accanto al pane poi scriverete, ecco, io sono il pane vivo disceso dal cielo, io sono il pane di vita eterna, questo è il pane donato per voi. Vedete voi quale frase scegliere, però ecco bambini, per celebrare la Pasqua il pane rimane, è il primo segno, il primo simbolo che ci aiuta a vivere bene la Pasqua. E poi i vostri fratelli più grandi vivranno la dimensione del servizio, perché Gesù lava i piedi ai suoi discepoli, ed allora l'apparecchiare la tavola oppure lavare i piatti, non lo so, voi avete molta più fantasia di me, che comunque si dica come voler rappresentare questa dimensione di servizio. I bambini di terza dovevano fare la lavanda dei piedi, però se qualche papà vuole lavare lui i piedi al proprio bambino o la propria bambina di terza, ben venga, lo faccia, però senza ridere, ma come, ecco, un gesto che ricorda la memoria del Signore. E lì leggete anche la parola che commenta questi gesti che Gesù compie. Quindi ecco, ricordiamoci il pane nel nostro angolo della preghiera. E poi arriviamo ad venerdì. Venerdì è il giorno in cui noi ricordiamo la morte di Gesù, e quindi vogliamo porre il nostro sguardo sulla croce. E quindi vi invito a prendere il crocifisso che avete in casa ed a deporlo sull'angolo della preghiera. Ecco, uno dice: ma io vorrei un crocifisso più grande. Va bene, cioè potete prendere anche un crocifisso più grande, vedete voi, cioè la forma non interessa. Uno dice: no, ma per me questi due sono ancora piccoli. Bene, allora col papà, ecco, fate se volete una croce ancora più grande, cioè il vostro ingegno vi porti, ecco, a prendere comunque una croce, perché bambini, ognuno di noi ha la propria croce, che non sono i malanni che noi viviamo, ma la possibilità di salvarci. Ecco, allora nel Venerdì Santo è il momento di contemplare, porre il nostro sguardo su Gesù crocifisso. Ecco, quel pane del giovedì, ecco, è il corpo che nel venerdì viene donato, viene, ecco, offerto. Una cosa che mi dimenticavo, il giovedì sera potete magari consumare insieme il pane,
ed ricordando, ecco, non imitando della messa, perché questo non ci sta, ma proprio per ricordare quel gesto che Gesù ha compiuto, quindi il pane e la croce. E ora arriviamo ad Sabato Santo, ed come vi dicevo, il pane e la croce mettetegli sul tavolino dell'angolo della preghiera subito al mattino, così come farete per il cero, lo ponete spento al mattino ed nell'angolo della preghiera. E il Sabato Santo è il momento dove tutto sembra spegnersi, dove tutto sembra non avere più una vitalità, come quello che abbiamo sperimentato in questa Quaresima. Il Sabato Santo è il momento in cui noi contempliamo Gesù custodito nel sepolcro, cioè è il giorno del silenzio. Quindi le catechiste vi hanno scritto, vi hanno indicato come fare silenzio, proprio staccare dai mezzi di comunicazione, dalla televisione, e quel silenzio è riempito dall'affetto che noi abbiamo nei confronti di Gesù. E allora, bambini, uno può dire, ma io un cero bianco non ce l'ho, io c'ho una candela rossa, va bene. No, ma io non ce l'ho né bianca né rossa, ce l'ho bianca e rossa insieme con le stelle. Bambini, va bene. La cosa importante è che al sabato mattina, nell'angolo della preghiera, ci sia, ecco, e questo cielo spento. Lo accenderete alla sera, quando, ecco, durante la celebrazione della veglia pasquale, annuncerò con Don Roberto il grande augurio, quella frase che rende nuova e ha reso nuova tutta la storia. Cristo Signore è risorto, alleluia, rendiamo grazie a Dio. Cristo Signore è risorto, rendiamo grazie a Dio, alleluia, alleluia, alleluia. E lì voi accenderete la candela per dire, ecco, il Signore è in mezzo a noi, perché Lui ce l'ha assicurato, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sarò con loro. Ecco, bambini, questo, e ragazzi, vuole essere il mio augurio di Pasqua, ed vivetela bene, i vostri genitori vi accompagneranno, nelle vostre case potete assicurare, cioè, un angolo della preghiera, servono dei segni molto semplici, il pane, la croce e un cero. La cosa importante è il servizio, la condivisione, l'andare oltre al pane, perché noi vogliamo bene a Gesù, che è il pane vivo disceso dal cielo. Contempliamo la croce non perché ci affligge con le sofferenze, ma perché Lui li ha condivise e ci salva. Ed la luce, perché in questo momento di tenebra noi abbiamo una speranza. E ora, cari ragazzi, arriviamo alle domande del quiz. Mi sposto da questa parte, così anche noi, ecco, differenziamo un po'. La prima domanda è questa: quante volte nella sala giochi del Barin ho detto è meglio giocare insieme che da soli? Seconda domanda: di che colore era il manubrio della moto sulla quale ero seduto quando mi trovavo sul campetto, che dicevo che non c'è neanche un bambino con il quale chiacchierare? Quanti palloni c'erano sul campetto? Poi, quando sono entrato nella sala Giovanni Paolo II, quella verde, io vi ho indicato una città rappresentata in una grande fotografia. Qual è il nome di questa città, dove si svolgono un po' i riti della Settimana Santa? E poi siamo saliti in questo luogo
dove abbiamo cercato di allestire, come si può allestire l'angolo della preghiera nella nostra casa. Allora, vi domando, quanti panini c'erano in quel conchine di legno? Poi, vi ho mostrato tre croci. Su tutte e tre c'era il crocifisso. Ed ultima domanda, vi ho mostrato tre ceri. Quanti avevano la forma di un parallelepipedo e quanti erano invece a forma di un cilindro? Per i più piccoli, e magari alcune domande già devono essere aiutate dal papà e della mamma, ma sono sicuro che ci riuscirete. Allora io vi saluto, vi auguro una santa Pasqua, Cristo Signore è veramente risorto. Ciao, sono Don Mauro e vi auguro una buona Pasqua. Ciao.